Buongiorno a tutti, sono appena partito da Fondighebbi in Val Loana e oggi faccio la traversata classica dell'Alta Val Grande, salendo a Scaredi, poi da lì scenderò a Inlapiana, che è proprio il centro dell'Alta Val Grande, da lì salirò alla Colma di Primosello e poi scenderò fino a Colloro, sopra Primosello. E sarà sicuramente una giornata piuttosto lunga, però il tempo è bellissimo, quindi ne approfitto e faccio questo bellissimo giro qui. Superate le fornaci, comincia subito la salita, abbastanza ripida. Però non sarà lunghissima, sono 600 metri di dislivello. Sarà più lunga la seconda salita della giornata. Oggi praticamente faccio due salitone e due discesone. Avvicinandomi alla fine della prima salita, sono quasi all'alpeggio di Corte Nuovo. Là in fondo c'è Fondighebbi dove sono partito, qua su il Colle della Forcola e qua la strada che ho percorso. Adesso continuo ancora un pezzettino fino all'Alpe Corte Nuovo e poi fino alla cima di Scaredi, all'Alpe Scaredi. Là in fondo si vede anche il cimone di Corte Chiuso che spunta. Ormai sono quasi arrivato all'Alpe Scaredi, là sopra si vede il Cimone Straolgio e là in fondo Fondighebbi da dove sono partito. Qua ormai sono quasi arrivato all'Alpe, da dove comincerà la discesa. E questo pezzo in salita bisogna stare un po' attenti a gestire le energie, perché è abbastanza ripido e visto che la giornata sarà piuttosto lunga, bisogna andare con calma. Io sono salito mangiandomi un po' di fragole, un po' di mirtilli e ci ho messo più o meno un'oretta dalla macchina. Sono arrivato all'Alpe Scaredi, lassù si vede la Laurasca, il cimone di Corte Chiuso e il pezzo che avevo fatto in traverso di qui nell'episodio 6, mentre invece io adesso da qui scenderò sulla destra verso l'interno della Val Grande. Qua sopra invece si vede il sentiero che si prende per andare verso la Bocchetta di Campo, di qua. Arrivato al bivacco dell'Alpe Scaredi, si vede bene adesso l'interno della Val Grande e là in fondo, là, si vede la Colma di Primosello, che sarà il passo che poi dovrò prendere per uscire verso Colloro, là in fondo, dove si vede anche sulla sinistra del passo anche il piccolo bivacchino. Poi in fondo ovviamente tutta la catena delle Alpi con in primis il Monte Rosa, mentre là sulla sinistra la cima del Proman. Da questo versante invece si vede ormai benissimo il sentiero che si prende per la Bocchetta di Campo, lassù si vede la Bocchetta di Scaredi e poi si prosegue in cresta verso destra. Superata l'Alpe Scaredi, adesso comincia la discesa, la prima discesa della giornata che mi porterà all'Alpe Inlapiana e quindi si entra nel vero e proprio ambiente del parco della Val Grande, proprio all'interno del parco. Sarà
un percorso molto bello. Qua c'è una vista molto molto panoramica qua in alto, mentre invece dopo si entrerà più in un ambiente di bosco e fiumi. Sarà un percorso molto vario. Questo primo pezzo di discesa ha un paesaggio molto alpino di fianco ai versanti della Laurasca e del sentiero che poi porta verso la bocchetta di campo. Molto, molto bello. Qui è anche facile vedere dei camosci su questi pendii alla mia sinistra. E ci sono anche dei laghetti, delle pozze che si sono formati per la fusione della neve, che ormai qua non c'è più. Continuando questa bellissima discesa sotto i fianchi della Laurasca e della zona della bocchetta di campo che è verso di là dietro, qua si vede benissimo la motta di campo, qui in primo piano, e poi invece lì in mezzo sulla sinistra in fondo la cima del Proman. Poi invece sulla destra lì c'è l'Alpe Mottac, e poi che si vede lì, eccola là. Là in fondo invece la cima del Pozzolo, del Desen e tutto quel gruppo di là di fianco alle scale del Ragozzale. Sono arrivato a questa bellissima zona con questi pratoni in mezzo a questi fiumi che vengono dai fianchi delle montagne, e su di là si vede da dove sono sceso dalla zona dell'Alpescaredi, sopra verso di là. Bene, questo primo pezzo di discesa davvero molto molto bello, sta finendo e adesso entrerò nel bosco che mi porterà poi verso la piana. E anche questo pezzo qui nel bosco sarà molto bello, con dei punti sul fiume davvero speciali, dove mi fermo un attimo a rinfrescarmi e a farvi vedere bene questi bei posti. Qua ormai ho definitivamente abbandonato la zona alta della discesa lungo quei pratoni e sono entrato in questa faggeta qui. Molto bella, piacevole, ben segnata. C'è ovviamente tanta gente che lo percorre, anche se in questo periodo non tantissima per via del fatto che i bivacchi sono chiusi, però comunque rimane un sentiero sempre molto evidente. Sono arrivato alle bellissime pozze sul fiume che aspettavo, dove vale sicuramente la pena di fare una piccolissima deviazione dal sentiero per venire a vederle. Oggi non c'è tanta acqua, sono un po' asciutte, quindi non è che sono proprio impressionanti, però vale comunque sempre la pena di fare una piccola deviazione e venire a vederle. Qua, appena superato il pezzo sul fiume dove ero prima, sono già arrivato all'Alpe Boschelli e la prossima meta sarà l'Alpe Portaiola, prima di iniziare la discesa ripida ripida verso il Rio Fiorina, che mi condurrà poi subito dopo in La Piana.
qua scendendo in Val Portaiola, bellissima. Ogni tanto il paesaggio si apre, là in fondo si vede la colma di Premosello che dovrò andare a raggiungere, e qua di fianco si intravede già sotto il fiume del rio Portaiola, là in fondo. Continuando nel mio sentiero in Val Portaiola, qua sotto sto costeggiando il torrente e là sopra, in mezzo al bosco, spunta la cima del Pedum. In mezzo al bosco poi spunta l'alpeggio, o quello che ne resta, di Portaiola. Superato l'alpeggio di Portaiola, il sentiero continua sempre in mezzo a una faggeta sempre più estesa e impressionante, ma molto molto tranquilla. C'è il sentiero che è davvero facile, in leggera discesa. Poi il pezzo seguente che raggiungo tra poco invece sarà un po' più ripido, per raggiungere il fiume. Scenderà con qualche tornante. Continuando il mio sentiero in discesa, ormai sono quasi arrivato al fiume e in mezzo al bosco si intravedono un pochino la parte alta dei Corni di Nibbio. Sulla sinistra c'è il Pizzo dell'Esino, sulla destra il Proman, e lì in mezzo tra i due si vede la Bocchetta di Valfredda, là in fondo, che è uno degli accessi più selvaggi della Val Grande, uno dei meno frequentati ed è anche uno dei posti a cui sono più affezionato qua della Val Grande. È stata una gita davvero davvero bella, magari una volta vi ci porto. Sono arrivato al rio Fiorina, che poi scende lungo la valle a incontrare il rio Val Gabbio e a formare il rio Val Grande, e adesso lo attraverso con questa passerella qui. Superato il rio Fiorina, ormai la prima discesa della giornata è finita e sono appena appena sotto all'alpeggio di Nlapiana, dove adesso faccio una piccola pausa che ne vale sicuramente la pena. Eccomi arrivato ai bivacchi di Nlapiana. Seguendo in mezzo al bosco c'è il sentiero che va all'Alpe Mottach. Qui c'è la casermetta del Corpo Forestale e su di là la strada da dove sono sceso io verso l'Alpe Scaredi, e qui la cima del Pedum. Il mio sentiero viene da qua verso la sinistra e adesso attraverso questi prati qua e proseguo verso la colma di Premosello. Bene, superati i bivacchi di Nlapiana, che sono proprio al centro dell'alta Val Grande e che segnano più o meno la metà del percorso di oggi, continuo il mio cammino e adesso mi dirigo verso il rio della Val Gabbio, dove comincerà la prossima vera salita.
Seguendo il mio sentiero, ormai sono entrato in Val Gabbio, il rio Val Gabbio tra poco lo raggiungo e dietro di là si vedono le zone del Pedum lì sopra. Qua sotto la valle del rio Val Grande che prosegue verso l'Arca. Questa qui è la valle dove scende giù il rio Serena, che anche quello lì tra poco lo raggiungo. Lassù c'è il Pizzo del Vesino e il Proman. E qua tutto il resto della Val Gabbio che spunta dietro gli alberi. Ed ecco qua il rio di Val Gabbio, appena sotto lì. Ancora qualche minuto e raggiungo il ponte che userò per attraversarlo e cominciare la salita che mi porterà di nuovo fuori dalla Val Grande. Sono arrivato al rio di Gabbio e adesso c'è lì sopra il ponte che prenderò per attraversarlo. È abbastanza vuoto il fiume, non servirebbe, però già che c'è, lo sfruttiamo. Qui arrivati al ponte c'è un bivio. Continuando dritti si arriverebbe al ex bivacco di Gabbio e poi si può continuare verso l'Alpe Quaggiui e la bocchetta dell'Usciolo di qua. Mentre invece io attraverso il fiume e salgo verso la colma di Premosello. Bene, è ufficialmente cominciata la salita, saranno più o meno 800 metri di dislivello fino alla colma di Premosello, da qui comincerà la discesa verso la fine della tappa e divisa in diversi settori sarà più o meno questa salita. Il primo tratto mi porterà piuttosto ripido verso la colletta, poi arriverò in Val Serena. Un pezzo non molto ripido e poi ci sarà l'ultimo strappettino fino alla colma, di nuovo abbastanza ripido. Come mi ricordavo bene, questo pezzo qui, dal ponte di Val Gabbio fino alla colletta, è bello duro. Probabilmente il tratto di salita più duro della giornata. Sono circa 300 metri di dislivello, belli in piedi. Eccomi arrivato alla colletta, che se non sbaglio era uno dei punti intermedi della teleferica per il legname. È stata una salita abbastanza faticosa dal ponte a qua. Per fortuna che il bosco tiene un po' di fresco, però bella ripida. Adesso raggiungo la Val Serena. Sono arrivato in Val Serena. E alle mie spalle c'è un punto molto caratteristico di questo percorso, ovvero la linea Insubrica che affiora e si può vedere benissimo alle mie spalle. Sono di fatto al punto di contatto di due placche tettoniche differenti, una che si vede più rossiccia qua dove sono io e quella più grigio scuro alle mie spalle invece. Quindi se siete appassionati di geologia, mi conviene venire a fare un salto, si fa una discesa rispetto al sentiero di 3 minuti, qualche minuto, e si può venire a vedere questo bellissimo posto. Qua si vede benissimo la linea di confine delle due placche, questa faglia, che
è l'affioramento della linea insubrica che si può vedere per qualche centinaio di metri qui in Val Serena. Dopo la mia deviazione lungo il fiume in Val Serena, ritorno sul sentiero e là in cima si vede la colma di Primosello, dove dovrò andare per uscire poi verso la Val d'Ossola. Saranno ancora, penso, 450 metri di dislivello, più o meno, tutto in salita, e poi lì dalla colma discesona fino a uscire a Colloro. Qua attraverso il rio della Val Serena per salire su verso la colma di Primosello. Salendo ogni occasione è buona per fare un po' di spuntini, anche perché ormai sono le 2. Guardando la Val Serena che sto costeggiando adesso, cioè il rio della Val Serena, qui si vedono ancora dei nevai che resistono al caldo. Sopra lì c'è la colma dove devo andare a uscire, e invece sulla sinistra qua si vede Mon Cucco e la zona del sentiero che porta poi verso la cima del Proman. E qua ormai sono arrivato all'Alpe Serena. Qua i resti dell'Alpe Serena, che è stato l'ultimo alpeggio a essere abbandonato nell'alta Val Grande alla fine degli anni 60. Anche qui ormai il bosco è finito, o quasi, e si va su in un ambiente più alpino, in mezzo a ruscelli, prati e qualche arbusto. Salendo, ormai la vista si apre benissimo sulla cima del Proman, lassù, e il sentiero continua bello faticoso. Mancano più o meno ancora, penso, 250 metri di dislivello e poi finalmente inizia la discesa. Sono finalmente arrivato alla colma di Primosello, la fine della salita di oggi. E qua la vista sulla valle è bellissima. Adesso arrivo su, mi riposo un attimo. Poi comincia la discesa verso Colloro. Sono arrivato al bivacco della colma di Primosello, adesso comincerà la mia discesa. Qui sulla destra c'è il sentiero che parte per andare verso la cima del Proman. Qua si vede benissimo il Pedum. Là in mezzo c'è l'Alpe Scaredi, che è il passo da cui sono entrato per fare la mia traversata in discesa da qua e poi in salita. Qui c'è la Bocchetta di Vald, là in fondo c'è il Monte Togano, che è la montagna più alta del Parco della Val Grande, mentre invece qua, zoomando un pochettino, si vede il bivacco dell'Alpe Mottac. Eccolo lì. Adesso lascio il versante della Val Grande e comincio la mia discesa verso la Val d'Ossola. Scenderò di qua verso Colloro. Continuando la mia discesa dalla colma di Primosello, di qua si vede il sentiero che porta alla Bocchetta dell'Usciolo, e di sotto si vedono bene gli alpeggi della piana che sono sopra a Colloro. Qua in discesa si incontrano bellissimi ruscelli che scendono da valli laterali di queste montagne, e tra pochissimo arrivo all'Alpe della Motta, mi sembra, dovrebbe essere la prima. Poi continuo verso l'Alpe della Piana
e poi finalmente fino a Colloro. Venendo fuori da questo sentiero sono arrivato all'Alpe della Motta e su là in alto si vede la colma di Premosello, da cui ho fatto tutta questa discesa qui. Vediamo se si riesce a vedere anche il bivacco. Eccolo là. Sono arrivato all'Alpe della Piana. Qui mi sono rinfrescato un pochino e adesso comincia l'ultimo pezzettino in discesa, un po' sull'asfalto e un po' ancora sul sentiero. Bene, sono arrivato al santuario della Velluta, ancora un ultimo pezzettino e poi arrivo alla macchina con loro e quindi tiro le conclusioni. È stato un giro di media difficoltà, diciamo che è molto lungo farlo in una giornata sola, di sicuro è consigliato farla in due giornate se non siete molto allenati, però il percorso è facile, è lungo ma è facile ed è ben segnato, quindi gli do 3 su 5. Invece come interesse, dai, mi sbilancio, gli do 5 su 5 perché comunque è un percorso classico, molto panoramico, dei bellissimi pezzi sul fiume e quindi vale sicuramente la pena di farlo. I principali problemi che si possono incontrare per fare questo itinerario, oltre alla lunghezza che però si può risolvere facendo una notte fuori, è ovviamente la logistica, perché non è un percorso ad anello ma è un percorso con una partenza e un arrivo ben distanti tra di loro. E io sono fortunato perché ho l'autista personalizzato che mi viene a prendere, però se no può essere un problema e bisogna farlo o con due macchine o sfruttando in qualche modo i mezzi che ci sono. Bene, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!